Tanto mi complimento per questa bella iniziativa, che non ha ricevuto mancanza di riguardo con la mia assenza perché volevo strutturare un arrivo in ritardo. Sono stato ad accogliere, per me, per tanti, un bravo sindaco che è venuto a Pescara, non è un sindaco di centro-sinistra, perché di una prossimità del centro-sinistra, Flavio Tosi. Mi sono trattenuto un po' con lui, con alcuni amici, a cercare di sagomare qual è una sanità che funziona, quella del Veneto, e qual è il cammino che deve fare la sanità dell'Abruzzo per raggiungere standard accettabili per i pazienti. Siccome lui ha riconosciuto i limiti dell'organizzazione dell'Abruzzo, diciamo che ho prodotto un risultato nel trattenermi qualche minuto più di là e arrivare con qualche minuto di ritardo. Cercherò di giustificarmi dicendo tutto quello che riesco in coerenza con la trattazione e con la bella elaborazione di questo. Io penso che il libro inizia con una fotografia di fiducia, quando affronta e tematizza il pensiero di Machiavelli e conclude con una presa di posizione di fiducia rispetto a quella che deve essere la terza fase, diciamo, della politica e della democrazia italiana, che è scritto sotto la forma di Terza Repubblica, ma io voglio allargare sotto la forma della terza fase della democrazia italiana. È un libro quindi che si apre all'insegna dell'esaltazione della dimensione, io direi, dell'autonomia del politico, dove del politico non significa del soggetto vivente che fa politica, ma come autonomia della dimensione politica. E questo è il più grande riconoscimento che non solo fa questo libro per mano di Valdo Spini al principe di Machiavelli, ma lo fa, diciamo, la storicizzazione della scienza politica nei confronti del contributo di Machiavelli. Noi lo ricordiamo non per una gigantesca astuzia Machiavelli, perché è passato così nei supermercati. Noi lo dobbiamo ricordare invece per questa opera di autonomizzazione della politica, per quest'opera di laicizzazione della politica, dove con il termine laicizzare noi dobbiamo intendere distinguere. Machiavelli ha strutturalmente portato a distinzione la politica dalla morale, ma non rendendola o concependola immorale, rendendola una realtà ed una dimensione differenziata rispetto alla morale, così come differenziata rispetto alla religione. Il professore, che ha parlato prima di me con molta competenza, ha ricordato come prima di Machiavelli la tematizzazione riguardava la coppia tematica fede-stato, chiesa-politica, sul piano anche della pretesa della reciproca legittimazione. Machiavelli invece pone un termine, e io dico che il dies a quo, non solo per la storia della scienza politica e della politica, ma anche il dies a quo per questa bella elaborazione che fa Valdo Spini e che ce la pone come grande contributo per un ritrovamento della dignità della politica. Ci sono due date, secondo me, che ci aiutano a capire e a incassare questo. C'è la data del 10 dicembre del 1513, che motiva l'apertura di questo libro, la sua elaborazione, la sua scrittura, quasi il suo scritturarsi, direbbero in Italia. E poi c'è un'altra data, il 28 settembre del 1956, quando comincia il cammino di curiosità, di interessamento politico, di interessamento civile e sociale del giovane fanciullo, adolescente Valdo Spini. In corrispondenza della prima data, noi assumiamo come termine di paragone questo caposaldo, questa specie di fondamento per affrontare la questione politica italiana nell'autonomizzazione della politica. Per la seconda data, il 28 settembre del 1956, noi dobbiamo assumere invece l'utilità di un parametro, professore, il parametro dell'omino dell'impaginazione del ponte di Calamandrei. Perché la data del 28 di settembre del 1956 è la data che portava
ricordo e memoria per la scomparsa di Calamandria. Il giovane Valgospini, accompagnato dal papà, ascolta la commemorazione del Calamandrei. E con il Calamandrei si incontra anche l'opera intellettuale dell'attività editoriale del Ponte. E il Ponte, rivista straordinaria di generazioni fortunate che hanno potuto nutrirsi leggendo gli articoli del Ponte, ha un'immagine introduttiva di ogni numero. Questo omino che cerca di andare oltre il cumulo delle macerie che allora testimoniavano e cristallizzavano l'Italia della ripartenza della democrazia. Chi è l'omino che cerca di scavalcare le macerie? Secondo me è il Valgospini. Perché il Valgospini? Le macerie della vicenda politica socialista. Così come il Machiavelli che cristallizza e fotografa l'autonomizzazione della politica, mi permetto di dire, è ancora Valgospini nel suo accogliere, sottolineare, perché c'è un Machiavelli che ha una data di nascita e di morte, c'è un Machiavelli che ci accompagnerà per forza nel nostro discorso pubblico, che è il Machiavelli dell'autonomia della politica. E nel Machiavelli dell'autonomia politica c'è la riflessione, c'è l'azione, c'è la militanza, c'è la contribuzione attiva della vita destinata alla politica da parte di Valgospini, e cercherò anche di documentare oggettivamente questo. Quando il Partito Socialista ha cominciato a diventare gonfio, prima di provare ad essere grande, l'unico che stava sul pezzo dei parlamentari che provenivano dal territorio, senza, diciamo, l'accreditamento verticale dall'alto, era il modello di parlamentare alla Valgospini, che cercava di fare quello che nel mio partito di appartenenza una volta si chiamava la ricerca del lago nel pagliaio, e cioè entrare nel merito. Entrare nel merito, che è quello che non si fa quando si assume una posizione a favore, anche oggi, quando si assume una posizione contraria, anche oggi. Non si entra nel merito neanche quando si affrontano argomenti delicatissimi, sacrali per la vita del consorzio civile, la giustizia. Non c'è un atteggiamento da ingresso nel merito, c'è l'atteggiamento della tifoseria, c'è l'atteggiamento irrazionale ed emotivo della folla, non c'è l'atteggiamento che rileva il fabbisogno di autonomizzazione di quel tema. Vedete, so che va molto di moda adesso un comico, del quale non dico né nome né nessuno. Io ne voglio citare un altro di comico, che però 3-4 giorni alla settimana era un filosofo, Nicola Chiaromonte, nato nel 1905, che ha vietato le riflessioni, le letture di quelli che sono stati adulti in quei decenni, fino al 1974, quindi è vissuto in questa stagione. Lui ha scritto, ha pensato, ha studiato molto, e ci ha lasciato un grande patrimonio di riflessione: che la politica non è il luogo della verità, è il luogo dove si disputa intorno alla verità. Se il partito si edifica come una verità che in quel momento è maneggiata da un capo, è chiaro che poi a valle accade l'ubriacatura che diceva il professore, cioè l'allontanamento dal merito delle questioni. E solo così si può accettare, si può comprendere quello che è successo all'Italia quando non si è tematizzato il rapporto con l'Europa in maniera adeguata. Ma è possibile che noi ogni volta abbiamo bisogno di un vincolo esterno per provare a immaginare una dirittura di comportamento? In passato con la Democrazia Cristiana era l'alleanza con gli Stati Uniti. Cioè, un intellettuale che è stato studiato e ristudiato tanto a Teramo, Pavone, per mano di un grande storico contemporaneista che purtroppo non c'è più e che ha preso in braccio l'attività politica della sinistra abruzzese, Filippo Mazzonis, il quale Pavone ha fatto capire ad intere generazioni come c'era questa doppia lealtà all'interno dello Stato italiano. Una lealtà tutta consumata nella dimensione nazionale ed un'altra lealtà quasi dedicata alla dimensione internazionale, che faceva in modo che l'autonomia del politico andasse con affanno in onda.
Adesso con l'Europa noi abbiamo un'altra doppia lealtà. Questo vincolo che ci proviene dall'Europa non potrebbe conoscere una seconda fase, quella cioè che in termini di autonomia noi vi precisiamo qual è la correttezza di bilancio, la correttezza dell'utilizzo della finanza pubblica, il rapporto giusto del carico fiscale, qual è la centralità dell'impresa, qual è l'idea di ricchezza che noi dobbiamo ritrovare e qual è la produzione della ricchezza che ci deve riguardare, quali sono i nuovi diritti e quali sono i nuovi doveri, che significa la cittadinanza europea. Io vorrei dire questo a questa specie di rumore che è il contenuto del dibattito politico attuale. A me piacerebbe sollevare una domanda e poi facilitare una risposta. Che significa oggi la cittadinanza europea? Noi abbiamo capito che cos'è la cittadinanza nazionale ed era il frutto di un patto tra alcuni diritti e alcuni doveri. E la cittadinanza ci si è riconosciuta all'interno di quella categoria che la statualità garantisce. Oggi essere cittadini europei che significa? Non solo per l'impiù dei diritti, ma anche per l'impiù dei doveri. Che significa? Non può essere solo che uno si possa spostare senza esibire un passaporto. Io su questo ho visto una grande debolezza dell'attività elaborativa dei partiti. Ho visto il contrario del riformismo. Vedete, noi abbiamo sentito dire da Beniamino Andreatta fino all'attuale giovane e per me impegnato primo ministro Enrico Letta, che esiste una coppia tematica, quella di politica e politiche. Sulla politica ci si divide, diceva Andreatta e ripetuto Letta, sulle politiche si può trovare l'intesa, però c'è sempre una questione di contenuti, altrimenti rischia di essere anche qui roba fredda su un orologio freddo che gira. Noi invece dobbiamo organizzare una distinzione su quello che determina l'impiù. Noi in questi ultimi 10-12 anni ogni tentativo riformista per mano parlamentare ha significato, per quanto riguarda la comunità ampia, un di meno sul piano delle garanzie. Ma vi pare che si possa affrontare con questa leggerezza la questione delle privatizzazioni? Ho sentito dire che un ministro della Repubblica italiana dedicato al tesoro sta preparando un dossier per le privatizzazioni. Ma si fa così? Dov'è il luogo dove si è andati a fondo su questo? Dove? Quanto? Quando? Per cosa? Io mi ricordo il dibattito che accompagnò le riforme che potevano essere allora presentate quasi di struttura nel 1959, 60, 61, 62, 63, 64 con San Pellegrino. Fu una specie di piano Marshall del dibattito culturale politico italiano, parlo del cattolicesimo democratico, ma potrei dire il grande lavoro che si fece ad opera di Mondo Operaio e non solo per la strategia riformista del Partito Socialista Italiano, quando il meglio dell'intelligenza italiana si riconobbe attorno a Norberto Bobbio, a Covalta, a quella fortunata occasione congressuale che si tenne a Rimini, che poi coniugò l'alleanza tra i meriti e i bisogni, gli unici che generavano i nuovi diritti, la valorizzazione in sede civile del dolore. Tutto quello generò una stagione che ridava. Oggi dov'è questo dibattito? Io mi ricordo anche la nobilitazione di Proudhon, che diede luogo a valle anche ad una riflessione. Io so che il contributo dei quaderni dei fratelli Rosselli hanno dato luogo, diciamo, ad un ulteriore innalzamento di livello su questo fronte. Però il concetto giuridico e anche politico e normativo del possesso è un concetto sul quale, per esempio, in molte regioni si sono date luogo al rispetto dei diritti della prima casa. Con il possesso per esempio del sito sul quale consentire la edificazione, si è dato risposta a tanti che attendevano la prima abitazione. Insomma, l'elaborazione è il primo punto poi per organizzare l'attività decisionale, deliberativa, normativa. Si è detto prima da parte del professore Terzi, quando è che si può parlare di buona politica? Questo libro è un libro che contribuisce a ritrovare la buona politica, ma quando è che va in onda la buona politica? Terzi ha detto, quando la politica si fa percepire efficace,
e quando la politica, secondo il dettato detto dal professore Terzi, secondo il dettato di Machiavelli, organizza la coniugazione tra mezzi e fini. Io voglio provare ad attrezzare una risposta alla domanda che prosegue. Secondo me la buona politica deve riuscire a consentire la migliore espressione di ciascuno, dove per ciascuno non intendo soltanto i soggetti viventi, parlo anche dei territori. Se c'è buona politica, ciascuno realizza il migliore progetto di vita di sé, la persona, l'associazione, la comunità di persona, il territorio, la città organizzata, e questo è misurabile. A Lucca si riunì nel 1992 l'associazione dei sindaci delle città del benevivere, e anche lì il parametro era: la città è del benevivere se in quella città si consente a ciascuno di realizzare il suo progetto di vita. Noi sappiamo kantianamente che dentro di noi c'è un doppio legno, un legno storto e un legno diritto. Anche attraverso l'attività politica, le regole, non la pretesa di correttezza di comportamento individuale per il come le nostre mamme ci hanno fatto, ma le regole, anche accompagnate dalla forza di sanzionare, devono consentire che ciascuno produca il meglio di sé. E la politica, rispetto alla regola, è il pensiero che sta a monte, ma è anche il pensiero che sta a valle, perché produce poi la disponibilità di innovare. E innovare significa pensare oggi quello che oggi non c'è, ma che può servire domani e dopodomani. Significa porsi la domanda ultima: com'è andata quella produzione di regole precedenti? Questo sforzo intellettuale, chi lo deve produrre in una società? Secondo me lo produce il partito politico, la comunità che si ritrova disponibile ad affrontare questioni anche non emergenziali. Io mi ricordo, per esempio, che un grande e generoso professore universitario abruzzese, che è stato rettore alla Facoltà di Scienze Politiche di Terra, che purtroppo non c'è più, e se fosse adesso vivo sarebbe qui con noi a darci una mano, ci insegnava, Luciano Lussi, studioso di Pasolini, studioso di Guicciardini e di Machiavelli, ci insegnava che il discorso pubblico non è il discorso della moltitudine che dice di sé, è il discorso di tanti che si pongono in atteggiamento dialogico, conflittuale, in questo senso conflittuale, perché è dalla discussione competitiva e combattiva che viene fuori il meglio. Dov'è che si organizza la discussione migliore possibile? Non c'è più la discussione. E questa è conseguenza di una pigrizia dei singoli o di uno svilimento del meccanismo che seleziona e consente la discussione. Io voglio anche mettermi d'accordo con voi su una definizione, diciamo, di sanezza di partito politico. Baldospini può venire a parlare a Pescara oggi, non essendo ministro, sottosegretario, vice segretario, non è neanche candidato alla segreteria di alcun partito, ha soltanto la sua motivazione, la sua fede, il suo coraggio, quelle qualità che cercava e che lo appassionavano anche da adolescente, da fanciullo. Perché ci può venire però? Solo in ragione di questa motivazione di partenza? O ci può venire perché lui quello che ha fatto lo può raccontare? Lui quello che ha fatto lo può raccontare, quello che ha fatto ha prodotto delle utilità alla vita nazionale. Un'altra coppia tematica che noi dobbiamo riabilitare è la coppia utilità e convenienza. Se l'utilità e la convenienza si spengono nella dimensione individuale, sono patologia. Se l'utilità e la convenienza convocano la dimensione collettiva, sono qualità, sono risorsa, sono aspetti ed elementi positivi. Lui si è occupato in una stagione disordinata per il suo partito di appartenenza di ritrovare la forza economica dell'ambiente. L'ambiente non più visto come limite conflittivo, ma l'ambiente visto come un'opportunità per l'economia, e l'ha fatto da ministro dell'ambiente. Quanti altri ministri possono raccontare di essere stati lì e di avere prodotto una utilità? Si è occupato di promuovere la riforma della vita dei partiti, precedendo i disastri,
sia sul fronte dell'approvvigionamento finanziario, sia sul fronte della mortalità quasi filiforme verticale che ha colpito i partiti, che noi oggi abbiamo delle parvenze di partiti. Terzo, si è occupato del tema della dimensione internazionale. Ma come facciamo noi a non accelerare sul fronte di uno stabilimento di una forza internazionale politica che possa coabitare, combattere, competere con istituzioni finanziarie internazionali? Cioè, è questa la grandezza che noi dobbiamo inseguire, questo è l'ingrandimento che ci deve riguardare, questo ingrandimento di dimensione, altrimenti noi saremo solo delle spelonghe nazionali, incapaci poi di contare nel dibattito istituzionale ed economico internazionale. Lui non lo vede come un di meno allora. Guardate che io, nonostante che non sono vissuto in quegli anni, ma avendo avuto qualche lettura di stampa e di sacro testo, mi ricordo come nella Democrazia Cristiana Malfatti si dimise da commissario dell'UE perché era a rischio il dominio di un suo sito elettorale nella sua realtà territoriale di appartenenza. Per dire qual era la repulsione nei confronti dell'Europa e di tutto ciò che coinvolgeva la dimensione internazionale. Mi ricordo come venne vissuto in Abruzzo l'andata a Bruxelles di Natale, come un rimpicciolimento rispetto a Natale. Io mi ricordo anche la battuta che fece De Mita quando garantì questa distinzione di ruoli. Lui invece ci si è dedicato quando ha fatto parte delle delegazioni di partito a livello della dimensione internazionale socialista. Si è prodigato per affamigliare la sinistra italiana, anche lì con l'incomprensione di Craxi. Tutto quanto questo gli consente oggi di venire qui. Ma volendo oggi rispondere ad una domanda davanti a voi, qual è la sanezza di un comportamento di partito? Che cos'è che deve fare il partito? Lo dico davanti ad una platea di persone da prima fila della società. Io penso che il partito debba, primo, selezionare le priorità possibili. Altrimenti chi lo fa? Ragioniamo con la coppia tematica del contrario. Se non lo fa il partito, chi lo fa la selezione possibile delle priorità? Lo fa lo studio degli avvocati più noti? Lo fa lo studio di progettazione nazionale? Lo fa la prossimità del CIPE? Abbiamo conosciuto come si sono pensati i fondi FIO in una certa stagione. Quindi il partito attrezza le priorità possibili dell'agenda nazionale. Straordinario il lavoro di Ruffo, straordinario. Ma non è stato straordinario perché la mamma l'ha fatto più bravo. Era un mondo che lo ospitava così, lo ospitava, lo accoglieva, si combinava. Secondo, i partiti devono produrre la selezione della classe dirigente candidabile attraverso la ricerca delle persone socialmente interessanti. Io cito una battuta quando vado in giro in Abruzzo. Castel del Monte, un paesino che la metà di questa sala conosce bene, l'altra metà conosce perché magari ci va d'estate. 90 anni fa era una città riferimento, una città distretto. Adesso, caro Baldo Spini, non si trova più nessuno disposto a candidarsi lì. Credo che abbia una densità per le carte di identità corrispondente a 400-500 abitanti, sta a cuore a 20.000 persone. E la caduta della dimensione politica laddove nessuno la coltiva più, non si trovano più i candidabili, tant'è che arrivano da fuori, vengono importati come in stagioni calcistiche. Come cerca il partito la persona da candidare? Qual è la selezione del personale interessante socialmente? Terzo, i partiti devono attrezzare occasioni per la giudicabilità della classe dirigente eletta. Perché altrimenti il giudizio sulla classe dirigente eletta o è, trovo il sostantivo giusto, delle aggressioni giudiziarie ad opera soprattutto di chi pensa la prima parte del profilo giudiziario, o è della stampa che a volte pigra, a volte sa fare il lavoro di ricerca dell'ago nel pagliaio, oppure dell'occasionalità della folla. Ma un giudizio di merito, Piero Bassetti, che è stato secondo me uno dei migliori cattolici democratici dedicati alla decisione pubblica, quando ha cessato di fare l'eletto delle istituzioni ha organizzato un'associazione a Milano per la Lombardia che si chiama l'Associazione degli Amici di Milano.
E guardate, ogni volta che si è messo in mezzo, chi ha ricevuto il suo sorriso ha vinto le elezioni, compreso l'ultimo sindaco di Milano. Perché lui dice: io ho un compito di organizzare un giro tondo di persone che hanno opinione. Bene, noi dobbiamo fare sì che il giro tondo delle persone che vogliono giudicare la classe dirigente eletta si crei sempre. Perché la classe dirigente eletta va giudicata, perché giudicandola è possibile poi l'ulteriore iniziativa, l'ulteriore suggerimento. Mi avvio alla conclusione. Questo libro va letto, va anche riletto, perché c'è il racconto orgoglioso di un contributo significativo alla storia di un partito che non è stato irrilevante nella vicenda politica italiana. Questo libro va letto e riletto perché ci sono dei suggerimenti sul cosa fare per ricominciare il cammino dell'Italia. Si parla di riforma elettorale e apparentemente la riforma elettorale è la più semplice delle questioni se ci fosse la volontà. C'è invece un contributo che io ritrovo ancora più aderente alla realtà che viviamo, quella di riscommettere attenzione sulla vita dei partiti. Il principe oggi chi è, professore Prospero? Secondo me è nella tenuta per mano del partito col dibattito politico, questo è il principe. Avrei detto 25 anni fa il partito, accogliendo la distinzione gramsciana, ma siccome il partito è stato desertificato, svilito, è stato in un qualche modo trasformato quasi nel suo contrario, non è più una infrastruttura della società. Io ero fermo nella parte più antica di me al partito infrastruttura della società, che è l'opinione rinobilitata da Fabrizio Barchi, il partito che favorisce, diciamo, un'attività deliberativa cognitiva, cioè un coinvolgimento attivo. Poiché non è questo, ci metto la garanzia che il nuovo principe e nel rapporto riuscito partito-dibattito, e questo non è vero che non è possibile più farlo. Questa sera abbiamo dato un grande contributo, io sarò impegnato nelle primarie della regione Abruzzo non avendo nessun ruolo attivo, io non ho carte intestate ufficiali, non ho prepotenze da esercitare, animo due associazioni, una si chiama Scuola di Regione ed un'altra Europa Prossima, che hanno l'ambizione di ispirarsi al circolo dei fratelli Rosselli. Non arriviamo a fare i prodotti editoriali che ha fatto la tua associazione, che è straordinaria, sono strumenti anche di ausilio per chi vuole fare attivamente vita universitaria. Bene, con quelle due associazioni, diciamo, la mia voglia di fare con quella dei miei amici ha ripreso la guida del dibattito politico di centro-sinistra in Abruzzo. E questo lo dico con educazione. Per il resto dovrei dire qual è il sorriso che incontro quando vado in giro. Lo percepisco non solo maggioritario, ma non perché qui c'è una specie di fortuna baciata da Crizia, perché è l'unico luogo dove si scava, dove si cerca di tematizzare e di affrontare per tempo che cos'è che poi deve essere fatto. Con questo spirito io sono contento che sono stato invitato, che si è fatta questa riflessione qui, con questo titolo, con questa ambizione, in un luogo speciale come è questo teatro del complesso dei Gesuiti. È presente anche il nuovo parroco, che mi fa piacere salutare, che sono convinto accompagnerà in seconda fila sulla sinistra, viene da un'attività riuscita, diciamo, di sacerdozio come lo intende il nuovo Papa in Albania, ha cessato di fare bene lì e ci sta aiutando in questa parrocchia. Voglio però concludere con un appunto. Noi abbiamo conosciuto il diritto in Italia e in Europa, nella storia e nella contemporaneità. Noi dobbiamo reimparare anche in sede politica a praticare il limite. Il limite rispetto a che? Per esempio, qual è il limite che va posto rispetto al singolo che fa il leader all'interno di un collettivo? Io vedo un grande problema che c'è in Italia, e in questo mi riconosco nelle parole di Ciampi. Noi consegneremo la nuova stagione politica a qualche competenza, a qualche bravura individuata con le primarie. Ho una paura che mi sta vincendo, poiché se non dovesse funzionare
non ne abbiamo un altro. E questo è il dramma della contemporaneità. Ecco perché serve il limite. E guardate chi vi sta parlando, voi sapete che ha avuto la possibilità di vincere più di un appuntamento elettorale. Oggi io chiedo a coloro i quali vogliono supportare la nostra attività politica e decisionale pubblica, aiutateci anche a organizzare un cordone che costituisca un limite rispetto al rischio di un solipsismo che ha già incontrato la storia italiana. Il rischio cioè che non si faccia bene e poi appena dopo non ci sia più null'altro, che è poi l'epilogo della vicenda socialista. Quando si cercò di trovare il seguito a Craxi, non ci stavano le condizioni minime per trovare il seguito a Craxi. E concludo con questa immagine. Baldospini e Machiavelli, anche soggetto individuale, consentimi la battuta descrittiva, il Machiavelli finisce bandito, non nel senso di un sostantivo deliberato dall'autorità di giustizia, ricercato, messo in minorità, non in minoranza. Questa condizione ha riguardato Baldospini nella storia dentro le mura del Partito Socialista, perché non riuscì a intestarsi una stagione che gli toccava di guida del Partito Socialista. Non toccava a Benvenuto, non toccava assolutamente a Del Turco, toccava a lui, e dico non toccava assolutamente a Del Turco, perché non c'entrava niente con quel livello tematico, toccava a lui perché lì sedeva la possibile rinascita di quella stagione di impegno e di elaborazione. Purtroppo non c'era più il collettivo, non si è saputo scegliere. Quindi una grande stretta di mano a Baldospini. Dunque, la parola a Marco Gemmini, di dopo, quindi Baldospini, dovrebbe avere rimanere. Allora, intanto buonasera a tutti, io penso che dobbiamo riconoscere all'IRES CGIL Abruzzo un contributo a quella che, al di là della zuccherosità della definizione che giustamente diceva Terzi, a quella che è la buona politica, cioè non è obbligatorio per l'IRES CGIL Abruzzo organizzare appuntamenti come questi, mi pare che vada riconosciuto questo merito. E peraltro un filo rosso che unisce diverse iniziative, ci siamo trovati io da uditore ad ascoltare la proposta per esempio di Barca che rientra a pieno titolo in questa discussione. Magari ce ne fossero di luoghi come questo in Italia in cui si chiamano forze, posizioni, persone che portano esperienze diverse che contribuiscono a insomma, una discussione politica seria. La seconda osservazione, prima di passare al tema che mi è stato assegnato e che volentieri assolvo, cerco di assolvere, è un ringraziamento di una nota che ho letto nel libro di Spini, quando lui ricorda l'incontro con Berlinguer ai tavoli, insomma fuori dalla Camera, dentro la Camera, si era al self-service, si era in occasione del taglio dei 4 punti di scala mobile voluto dal governo Craxi, e ricorda Baldospini che dice timorosamente mi sono avvicinato, chiamato insomma da Berlinguer che era il segretario del Partito Comunista, e già ricorda Spini, Berlinguer aveva capito e ha comunicato questo punto di chiarezza che il taglio dei 4 punti di scala mobile non era come ci era stato venduto, l'avevamo capito in molti, nei luoghi di lavoro, nel sindacato e tra i cittadini, non era una cosa una tanto, ma era un inizio di una politica che esattamente è quella che veniva ricordato qui da alcuni, aveva perso il centro, il riferimento. Non c'è una politica se non c'è un riferimento. Il riferimento dovrebbe essere il primo articolo della Costituzione, cioè il mondo del lavoro, decidere da quale parte si vuole stare, chi si vuole rappresentare. Con quell'atto io credo, forse passatemi la semplificazione, come dire, molto partigiana mia,
con quell'atto si è invertito, e lo possiamo vedere nei dati economici, nel reddito di ognuno di noi, collettivamente nella società, nella crisi che c'è anche oggi, che viene pagata anche ancora di più sempre dal ceto popolare dei lavoratori. Con quell'atto si è iniziato un'inversione di tendenza. Lo dico ai molti sindacalisti che sono in questa sala: se loro oggi vanno a fare un'assemblea e propongono il tema riforma, che reazione hanno? Tendenzialmente la reazione è: dico, no, lasciate stare, lasciamo le cose come stiamo, non riformiamo. Invece nel movimento, nella sinistra, nel movimento dei lavoratori, la parola riforma è stata quando la sinistra dell'opposizione, la sanità, le regioni, lo statuto dei diritti dei lavoratori, cose positive in avanti. Oggi il tema della riforma, e dobbiamo chiarirci su questo punto, perché dobbiamo ridare anche senso alle parole, altrimenti non usciamo da questa crisi, cosa che sta giustamente è stato ricordato facendo la Chiesa, ad esempio, con l'azione di Papa Francesco, con una coerenza tra le cose che si dicono e le cose che si cerca di fare, ridare senso alle parole e ridare anche senso al riformismo. Mi è stato chiesto stasera di riportare un'esperienza che secondo me è significativa, io l'ho vissuta direttamente, ma come tante altre persone, che ha al centro esattamente l'idea di un rilancio della, passami il termine, buona politica, cioè della coerenza tra le cose che si dicono e le cose che si fanno e dell'efficacia. Io penso che dobbiamo anche uscire dall'incontro, anche quello di stasera, di fronte agli appuntamenti che ci sono, le elezioni europee, le elezioni in Abruzzo e di tanti appuntamenti che abbiamo di fronte, non solo elettorali, una risposta che va costruita a questa crisi. In Italia non c'è stato, per esempio, uno sciopero, una mobilitazione dei lavoratori in risposta alle politiche economiche che anche questo governo di, chiamiamolo come vogliamo, Unità Nazionale, Grande Alleanza, quello che vogliamo, non ha messo in campo delle politiche positive. Se davvero, ci diceva D'Alfonso, la politica dovrebbe proporre e trovare degli strumenti, io sono d'accordo, infatti parlerò di questo, degli strumenti che impongano la verifica del lavoro che è stato fatto, io chiedo se le politiche economiche che ci sono state presentate, ad esempio dal governo Monti, ma poi continuate con il governo Letta e precedentemente, hanno dato delle risposte positive al discorso della crisi. Mi pare oggettivamente di no, e allora si pone il problema certo del cambiamento. Allora, l'esperienza che io ripropongo qui è un'esperienza che ha messo insieme a metà degli anni 90, culminata con il periodo di Genova, Porto Alegre, eccetera, fino alla fine del 2010, che prosegue in mille rivoli che per fortuna nel nostro paese si consolidano. Ha messo insieme il mondo universitario con le associazioni sociali e con gli amministratori. La nascita, cioè, di una cosa che si chiamava Rete del Nuovo Municipio, che cercava di portare un meccanismo partecipativo, cioè di decisione dal basso, di coinvolgimento nelle scelte che venivano fatte nel governo del territorio, coinvolgimento di tutti i cittadini. Io propongo anche a Spini, nella sua riflessione, la riflessione che ci proporrà stasera, questo tema, e cioè: se una cosa viene fatta insieme è una cosa positiva, se una cosa viene fatta da una persona sola, secondo me alla fine pone dei problemi. Come facciamo a rilanciare un'idea della politica buona che significhi in qualche modo coerenza, efficacia, coerenza tra le cose che si dicono e le cose che si fanno? Io penso che c'è bisogno di due elementi fondamentali. Il primo, la partecipazione diretta dei cittadini, e questo mi pare il punto. Le risposte che abbiamo in campo, Grillo, la rete, non sono risposte da banalizzare di fronte ai partiti che riducono la partecipazione anche al proprio interno, all'uomo solo al comando, al fatto che io ti scelgo nelle primarie, nella migliore delle ipotesi, o che se non sei d'accordo con me, fra 5 anni potrai votare un'altra cosa. Risultato che oltre la metà dei cittadini non va più a votare. Non ci può essere una verifica ogni 5 anni.
ci devono essere altri strumenti, altri sistemi. Quindi elemento la partecipazione diretta, e dire questa cosa in questo momento può sembrare una bestemmia, invece io chiedo qual è l'alternativa all'uomo solo al comando, che sia Renzi del PD o che sia Berlusconi del PDL o che sia il segretario del mio partito, della CGIL. Noi dobbiamo ricostruire un tessuto di partecipazione. Lo possiamo ricostruire però se c'è un secondo elemento, se esiste ancora uno spazio pubblico, cioè se c'è materia su cui partecipare e discutere. Chiedo a Spini, che fa anche il consigliere comunale in particolare, dove c'è un sindaco che ha questa idea, ma chiedo a tanti di voi che fanno gli amministratori o i sindacalisti o che semplicemente partecipano alla riunione di condominio o che hanno dei figli che vanno a scuola, su che cosa noi riusciamo oggi a incidere? Allora, il primo punto è difendere uno spazio pubblico, difendere un ruolo pubblico, non i panettoni di Stato, lo diceva D'Alfonso prima, discutiamo seriamente delle privatizzazioni, ma il fatto che su questioni di fondo, l'istruzione, la politica industriale, l'ambiente, ci deve essere la possibilità di una decisione pubblica, pubblica che deve voler dire collettiva, che deve voler dire partecipata. E vorrei fare una riflessione con voi, se stiamo andando in questa direzione o stiamo andando indietro. A me pare che oggi in Europa, e non il Parlamento europeo, ma tre paesi sostanzialmente, decidono quello che il Consiglio Comunale di Manoppello non può decidere, perché le politiche economiche, i finanziamenti, tutte le decisioni sono collegate a patti internazionali che vengono decisi altrove. Vi ricordate che cosa ha detto il Presidente della Banca d'Italia, il Governatore della Banca d'Italia? C'è il pilota automatico, cioè non c'è bisogno di una persona che governi, anche se c'è la crisi nel nostro paese c'è il pilota automatico. Allora, quello che noi abbiamo tentato di fare, credo che bisogna ricominciare, e propongo, penso, in base alla mia esperienza, chiedo anche a voi, anche l'esperienza che è stata fatta qui in Abruzzo, parliamone, che forse lo strumento dell'amministrazione del territorio, cioè i consigli comunali, i consigli provinciali, i consigli regionali, il tessuto anche degli amministratori, forse è uno strumento da utilizzare per costruire un antidoto alla semplificazione della politica. E certo ci vorrebbe una legge elettorale che ridia spazio alla presenza, la pluralità, la partecipazione, è obbligatorio, ci vorrebbe una legge di tipo proporzionale, non è che col sistema del sindaco d'Italia, come ci propone Renzi, possiamo risolvere questo problema, anzi è un'ulteriore semplificazione ancora. Dobbiamo ritrovare un modo per cui i cittadini possano trovare la rappresentanza, però credo che se noi introduciamo delle esperienze come ci sono state e ci sono, di governo del territorio legato al cittadino, di partecipazione diretta dal basso, di occasione anche di gestione del territorio che è sentito più vicino dai cittadini, forse cominciamo a ricostruire delle forme di partecipazione che sono quelle necessarie. Faccio alcuni esempi. Dire che non si vota il sindaco una volta ogni 5 anni, ma che ci sono strumenti di assemblee popolari che determinano in quelle sedi decisioni per quanto riguarda una parte del bilancio della propria città, del proprio quartiere, della propria provincia, della propria regione, e dire come amministratori, e non costa niente, la partecipazione non costa, non è un vincolo di bilancio, semmai il problema è se possiamo mantenere gli impegni che ci prendiamo lì, perché abbiamo un bilancio pubblico, abbiamo uno spazio pubblico, ma la partecipazione non costa nulla. Allora decidere di delegare, di perdere un po' di potere, di non decidere in un luogo dove ci sono 4 persone, che sia per decidere il segretario del partito o il bilancio del comune o il bilancio della regione, e scegliere in luoghi più larghi, credo che sia uno strumento che si può realizzare oggi. Credo che sia una risposta anche al grillismo, credo che sia uno strumento alternativo anche a chi propone la rete, il referendum nella rete. Però certo è più facile fare il sindaco
seduto nella propria stanza, riunire la giunta, sapere che si ha il potere di revocare il mandato agli assessori che non sono d'accordo, che magari si oppongono, e restringere la democrazia alle proprie decisioni. È molto più difficile e molto più faticoso invece costruire consenso sulle scelte che vengono fatte. Ma io propongo un terreno di efficacia e ci sono esperienze che dimostrano anche sul terreno della verifica dei tempi, dei costi, e penso che se si decide collettivamente insieme come utilizzare i soldi pubblici, si ottiene il risultato che questi soldi vengono utilizzati meglio e si spende meno tempo per raggiungere gli obiettivi. Vi faccio l'esempio della Val di Susa, per esempio. C'è un'opera che, non entro nel merito, viene giudicata strategica. Bene, quanto tempo si sta impiegando per realizzare quest'opera, con l'opposizione invece dei cittadini? Non si è trovata una soluzione, nemmeno il governo Prodi, che aveva provato a trovare quei tavoli di compensazione e di discussione. Cioè ci deve essere una ricerca del consenso e una condivisione degli obiettivi che devono essere raggiunti. E io penso che lo strumento delle elezioni amministrative, il ruolo dei comuni, delle province, delle regioni, è uno strumento essenziale, e questo è anche un elemento per ricostruire una credibilità. D'Alfonso, con cui ho litigato molte volte, ma ho fatto anche tante cose insieme, io penso che abbia una popolarità oggi sul territorio non per le cose che dice qua, ma per le cose che ha realizzato facendo l'amministratore, oppure se deve avere delle critiche le deve avere rispetto alle cose che non è stato capace di fare, che invece l'ha potuto fare. Io posso fare un piccolo elenco da, come dire, da cittadino onorario, diciamo, però questo è il metro di misura. Riusciamo a impostare un ritorno alla politica? Questo, a me pare che questa sia la strada. L'esperienza che noi abbiamo fatto con la rete del nuovo municipio, con l'esperienza di bilancio partecipativo che hanno portato per esempio anche la regione Abruzzo, o in un altro dibattito che è stato organizzato dall'IRES, voi avete analizzato la legge regionale che in Toscana è stata approvata per coinvolgere i cittadini nelle scelte amministrative. Credo che queste siano strade da ripercorrere. Voglio fare un altro esempio. Siccome la politica, anche secondo me, deve essere una risposta concreta ai problemi dei cittadini, e siccome penso a Napoli, abbiamo avuto esperienze, no, di vittorie anche di liste elettorali fuori dallo schema delle primarie fatte dai partiti, e queste vittorie sono state determinate su temi specifici e su un'aspettativa che c'è rispetto a quegli argomenti. Penso al tema dei rifiuti. Beh, questo tema viene risolto laddove viene risolto, con la partecipazione diretta dei cittadini. Cioè non c'è una raccolta differenziata, non c'è un sistema di soluzione di questo problema se non con il coinvolgimento dei cittadini. E penso anche al fatto che se dovessimo presentare oggi una legge, io presenterei una legge sulla democrazia nei luoghi di lavoro. È vero che nei luoghi di lavoro ormai c'è poca gente, è vero, lo riconosco. Penso però che se partiamo da lì a ricostruire un'idea di cittadinanza e un'idea di possibilità di ricostruire una rappresentanza diretta con degli interessi, e vorrei ricordare che l'idea che c'era nei consigli di fabbrica era della possibilità di eleggere ma di revocare anche immediatamente il lavoratore che veniva delegato a svolgere una certa funzione. E noi dobbiamo tornare a queste forme di democrazia diretta. È complicato, sì. Bisogna cedere spazio e potere per chi ce l'ha, sì. Bisogna impegnarsi di più dal punto di vista dei cittadini, sì. Ma non c'è buona politica, zuccherosa, come ci direbbe termine zuccheroso, come ci ricorderebbe Terzi, non c'è buona politica che non sia il tentativo di ricostruire questi legami. E allora ho finito su questo punto. Io ho partecipato, non so con quanti qua dentro, spero con qualcuno sì penso, a tre manifestazioni, una dietro l'altra. Il 12 in difesa della Costituzione, promossa da Rodotà e da Landini, che
che metteva al centro non solo la difesa, ma l'applicazione della Costituzione. Noi dobbiamo andare all'attacco, dobbiamo pretendere che le cose che ci sono scritte lì, altro che cambiate, vengano prima applicate. Poi il 18 c'è stato uno sciopero, non è il mio, io sono sindacalista della CGIL da tanti anni, insomma. Però sono andato allo sciopero dei sindacati di base, perché credo che ci sia bisogno di una risposta sociale, che in altri paesi c'è stata e in Italia non c'è ancora stata, di fronte alle stesse politiche di massacro. Poi c'è stata la manifestazione del 19, che tutti pensavano finisse in chissà quali scontri, e invece è stata una manifestazione matura, che ha posto ad esempio al centro un tema come quello della casa, della necessità di dare risposte concrete a problemi sociali. E guardate che se non diamo risposte a questo, la gente segue chi cerca di costruire delle risposte. Qual è il filo che tiene unite queste manifestazioni? Se noi portassimo queste manifestazioni indietro di 20 anni, ci sarebbe stato un partito, forse più di uno, comunque della sinistra, che avrebbe tentato in vari modi di partecipare a tutte queste manifestazioni. Ci sarebbe stato un sindacato che avrebbe tentato e si sarebbe messo al servizio di tutte queste 3 manifestazioni. Il principe, secondo me, è chi riprende questo filo rosso e riesce a rimettere insieme i pezzi di questa società, altrimenti non c'è, secondo me, nessuna ricostruzione, nessuna riforma possibile. Grazie. Allora, intervento di spirito e intervento conclusivo. Siccome comunque avevamo previsto, avevamo previsto l'intervento anche del segretario generale regionale della CGIL, io darei la parola a Gianni, magari economizzando molto sul tempo, in modo da dare...